Scusate, io mi allaccio a tutti i compagni che hanno parlato di tutto quanto, perché sarebbe un secolo che io dovrei parlare, da ragazzino fino adesso. Però c'è mia nipote Ponzani Michela, che ieri stava in televisione, ha fatto il libro, fa i libri. Però a questa gente, prima erano fascisti, poi movimento sociale, prima democristiani, Fratelli d'Italia, si sceglie quello d'Arciulo che ha fatto la canzone, Fratelli d'Italia dovrebbe ammazzare, è una vergogna, proprio un canno vergogna. Quello che ci abbiamo passato, quando venivano a casa mia, scoprivano 18 letti, eravamo dentro casa, 10 fratelli, dove mia nonna, mio padre, cercavano mio padre, quando lo trovavano fissavano dei botti. Questi erano i fascisti. Quando andavi a casa Barilla, devi fare la lotta greca-romana, c'era scritto credere, combattere, se avanzo, se quindi c'è indietro, uccidete. E che ho 95 anni, ancora me la ricordo, quello ci pistava, il capitano Granata di San Lorenzo, ci bastonava, dice, invece da sta cabaccendo e della gente, quante volte ha dovuto leggere? Poi per strada era proibita stai tre e te pistavino. Alla radio parlava Mussolini, te dovevi al San Pietro e ti viva Mussolini, se non entravano ti ammazzavano. Le facevano di tutte. A casa mia si ballava, io c'avevo il fono a valigia con le valvole che c'era anche lì, me l'ha mandato mio zio dall'America con i dischi di Almestro. Allora a casa mia ballavamo tutti i giorni, durante il fascismo uno da una finestra e un'altra. Allora Mario spegni che stanno a passare i fascisti, venivano sotto a ammazzare, insomma era proibito in tutto e poi sarebbe troppo a parlare. Io ho sempre combattuto da ragazzino fino adesso se mi da combattere. La canto. Allora io canto il bombardamento di San Lorenzo, del quartiere mio. Sono in alle sirene, che dolore, ognuno sa rifugia in un portone, tra qualche istante senti già sparare e qualche bomba cade a precisione. Dopo due ore di bombardamento da quegli infami degli americani uscimo tutti quanti dalle tane e verso casa corremo a guardare. Dio che macello, quando arriva a San Lorenzo bello non c'era più un palazzo per guardarlo, tra le ruine tutta la gente grida, chi cerca il padre e il figlio, chi cerca la famiglia. Ma dopo qualche ora di passione, ognuno fa il fagotto e se ne va. Chi cerca un carrettino e chi in furgone, chi tra gli sassi seguita a scavare. Ma una vecchietta che ha perduto il cuore e cerca il figlio in vano e non lo trova, e pensa tra le mura sia rimasto e la sua bocca la senti cantare. Oh, tu c'hai infame, sta guerra tu non la dovevi fare, ho perso case e care persone, ma mo che ce fa vive tra se bene, dovresti da morire lì dentro la prigione. E il giorno appresso del bombardamento, il Papa che si reca a San Lorenzo e sfila in mezzo a quella confusione insieme al nostro re Gran Cornutone. Mentre la folla piange e grida pace, il Papa che li sente li benedice, e quel cornuto lì che ascolta e tace pensa a sta guerra qui deve finire. Però a noi che siamo dei rivoluzionari gridava a morte il duce, viva Giuseppe Stato. Allora era grazie a tutti.
Grazie ancora alle partigiane e ai partigiani. Viva Roma antifascista! A tutti, io al giorno sto all'Eure, parlo con 200 studenti e dico: ma scusate, ma i familiari vostri mi hanno raccontato niente? E ridono. Che ridi? Allora le donne che stanno vicino dice: vedi, questi sono buoni a fare niente. Dice il signor Mario, che ha 95 anni, ancora ci parla, ci spiega, ci... e poi io canto pure canzoni. Sveglia d'amore mio, sveglia d'amore, a faccia d'assentista serenata, dettata da sto cuore che spasima sospiro e pensa a te. Ma nella notte piena d'ogni incanto, per te bellezza mia scioglio sto canto. E il cielo è tutto limpido, le stelle sono miara, l'aria è piena di palpiti, funziona da chitarra, mettendoci la meglio melodia per far più bella sta canzone mia.